Un saluto da Mondra Busetta e da Francesco Gambuca. Quanto è bella questa Serie C, vero? Pazza Serie C. Pazzissima Serie C. Poco fa i Think of Mama hanno perso contro i Tedo Fogo. Seconda vittoria contro i Tedo. Io direi che hanno vinto i Tedo Fogo, perché ho perso i Tedo Fogo, hanno fatto la gara. È una bella squadetta. Tedo Figa, perché ci sono sempre i... Il Real Figa, il posto è Catalano. Adesso presentiamo la partita, quella fra MVC Thunder e Citizens. Una partita anche questa, secondo me, molto interessante. Citizens che hanno giocato l'ultima partita contro, e poi la prima, contro un pareggio contro i Team Piombiamo, anche quella è stata una partita spettacolare. Mentre dall'altra parte c'è una squadra che fatica a decollare, due sconfitte su due, e insomma questa dovrebbe essere la partita che dovrebbe farle uscire dalla crisi. È il primo esame per tutte e due le squadre, un punto per una squadra, zero per l'altra squadra. Comincia a delinearsi un pochettino quella che è la Serie C, con questi gruppi nuovi e gruppi vecchi come quello, quelli che vedremo all'opera oggi. Arbitra il signor Shanna, a tra poco. A tra poco. Se c'è qualcosa di più succulento entro breve. Oliva prova a lanciare, attenzione! La traversa! Rapisarda completamente a mare. Non ha capito qual era la traiettoria del pallone. Qui ancora Oliva a provarci. Palla che termina fuori. E Oliva conferma quanto di buono ha fatto vedere nel suo debutto qui in Serie C. Anche se Rapisarda è rimasto un po' in mezzo alla strada, non so, è rimasto così beffato da questo tiro dalla metà campo, dalla propria metà campo di Oliva. Credo Kreinz, però la palla adesso c'è Oliva che fa qualche dribbling di troppo. Ancora Oliva la mette in mezzo per il solo Provenzano, la chiusura di Rapisarda, i due che si conoscono. Rapisarda decisivo fin qui. Rapisarda questa volta molto bravo su Provenzano, ma la difesa dei Thunder, dei Citizens, si è concentrata solo su Oliva, ha lasciato Provenzano completamente solo a centroare. Maiolani in avanti a cercare Provenzano, ma c'è l'anticipo di Catalano. Occhio sul tiro dalla distanza che fa subito effetto, gol dell'1-0, capitan Catalano. È una saetta di Catalano dalla distanza, Palmeri l'ha vista anche partire forse all'ultimo istante, ma veramente tiro potentissimo del capitano dei Citizens, che passa in vantaggio dopo aver rischiato di essere addirittura sotto nel punteggio. Palla adesso per Oliva. Manfredi in camisa, anzi perdon, Federica in camisa, poi Catalano. Ancora Catalano, posizione filata, la poteva mettere dentro, ma è disturbato da Oliva. Catalano addirittura prova il tiro da lì, Palmeri a respingere. Poi attenzione Oliva che perde il pallone, sbuca Oliva, ma attentissimo Palmeri, evitare il gol del 2-0. Ancora Citizens, ancora Catalano, palla per Mancuso, l'anticipo di Oliva. Intanto grandissimo l'anticipo di Camisa, ma c'è una splendida scivolata pulita di Maglione che prova a mettere in momento qui Oliva. Attenzione, prova a uscire la Pisarda, la palla è sempre lì, Oliva! Spreca tutto sparando alto. E qui Oliva ha sprecato tutto, ma sorge qualche piccolo dubbio sulla prima uscita in Rapisarda. Sembrava che fosse... Sì, non ci è andato tanto convinto. Poi Lima non la prende bene. Attenzione ancora qui a Di Carlo. Occhio a lui, Di Carlo. Apertura per Oliva, tu per tu con Rapisarda. E c'è il pareggio dei Thunder. Oliva, 1-1. Era il giocatore più atteso in casa Thunder, non poteva che essere lui a suonare la carica. Prima forse ha preso la mira con l'occasione sbagliata per fare questo gol fondamentale. Pareggio dei Thunder, un po' scossi forse i Citizens, anche un po' distratti in difesa. Guarda che quanto è lunga la sua rincorsa qui. Va capitan Catalano direttamente in porta, l'ha toccata Palmeri, calcio d'angolo. Traiettoria beffarda quella di questo tiro Catalano, non fortissimo, comunque preciso. Qui Palmeri forse anche un po'... Una sorta di maledetta calcio a 5. Esatto, una maledetta calcio a 5, ha visto il gol di Pirlo. Attenzione di qui, palla pericolosissima! Per poco qui Kreinz stava facendo il gol. Attenzione qui Provenzano, supera un difensore, ancora Provenzano, esce la Pisarda. Palla per Provenzano che difende a denti stretti questo pallone. Occhio qui a Bonanzinga in area di rigore, poi è costretto a defilarsi. Buona chiusa di Gio e poi sbuca il mancino di Majorana. 2-1, rimonta completata, incredibile Francesco. E qui il sinistro boom di Majorana. E la Rapisarda non è stato attentissimo, forse non ha visto partire il tiro. In ogni caso stava quasi per sfondare la rete Majorana con questo sinistro che porta i Thunder sul 2-1. Palla per Provenzano, attenzione a Provenzano, tre di Paleggi, prova il tiro da lì, allontana Gioè, poi raccoglie ancora la palla Oliva. Deve girarsi Oliva, non riesce a trovare lo spazio giusto, poi riesce a pescare Provenzano, Rapisarda in calcio d'angolo. E adesso Oliva sta salendo in cattedra, Manuel, ancora un assist importantissimo per Provenzano che però ha sbagliato il tiro. Majorana.
ammazza lui, Majorana. Attenzione qui, promozione completamente indisturbato, la mette dentro per Di Carlo che si divora un gol praticamente fatto. Mani sui capelli per l'ex giocatore dei Vichinghi. Era una chance per chiudere il primo tempo sul 3-1. E qui poteva essere una chance ghiottissima per chiudere il primo tempo addirittura in vantaggio di due gol. In ogni caso avanti i Thunder, secondo me meritatamente, perché i Citizens sono calati dopo il gol iniziale di Catalano. Ci aspettiamo un secondo tempo divertente comunque. Le squadre sono in riposo e ci riposiamo anche noi. 2-1 dei Thunder, ma poteva essere poco fa un 3-1 perché Di Carlo ha avuto la chance importante. È stato troppo sicuro sotto la porta. Stiamo facendo una buona partita, speriamo di continuare così. Ok, in bocca al lupo. Crep. Allora, stavate vincendo 1-0, poi cosa è successo? C'è stato un calo, come sempre, come la prima partita che tu hai visto. Abbiamo pareggiato 6-6 all'ultimo. Qua abbiamo preso un gol stupido, perché i ragazzi credono che il torneo è facile. Loro pensavano che la squadra fosse stata scarsa, invece, come sempre, nel calcio ci sono le sorprese. Ok, in bocca al lupo per dopo. Crep. È iniziato adesso il secondo tempo, 2-1 avanti MVS Thunder. Qui intanto Oliva ha rischiato, ho provato il solito dribbling, stavolta Mancuso va a toccare il pallone. Poi gran lancio di Palmieri, attenzione per Provenzano che ha cercato il gol del lunedì sera. Non c'è riuscito. Qui subito chance, però Provenzano ancora solissimo davanti a Rapisarda che se lo vede sbucare sempre da pochi metri. Qui Catalano che prova a difendere il pallone con grandi risultati tra l'altro. Ancora Catalano, prova a superare anche Di Carlo. Catalano, fa tutto lui, capitan Catalano. Il tacco per Mancuso, limite l'area, Mancuso, il tiro di Mancuso! E c'è il pareggio dei Citizens, tutto nato, costruito dal capitano dei Citizens. È davvero Catalano è la fonte di gioco principale dei Citizens. Qui Mancuso ha dovuto soltanto prendere la mira e calciare, la palla è passata anche tra le gambe di un avversario e ha battuto Palmieri, è tutto da rifare per i Thunder. Tutto da rifare. La barriera. Oliva appoggia per, anzi Majorana che ha appoggiato per Oliva, poi in area di rigore, perde palla di Carlo, cerca allora di recuperare di Oliva, qui ci riesce, attenzione, palla per Di Carlo, non c'è più la difesa dei Thunder e Di Carlo realizza un super gol, tutti ad abbracciare Di Carlo, però che gol Francesco. Grandissimo Di Carlo, ha visto con la coda dell'occhio l'uscita di Rapisarda, l'ha beffato con un grande pallonetto d'esterno, e 3-2 per i Thunder che all'improvviso rimettono le cose a posto. Ha due piedi veramente ottimi, sia il destro che il sinistro, calcia benissimo con entrambi. Seguiamo l'angolo, attenzione, sbuca Majorana, in area di rigore, Majorana in mezzo per Bonanzinga, che errore di Bonanzinga, era più facile farlo che sbagliarlo. E questo errore fa il paio con quello di della fine del primo tempo di ancora di Di Carlo. E adesso i Citizens però devono approfittare di tutti questi errori perché i Thunder stanno sprecando tantissimo. Riesce a salvarsi dando palla al suo capitano Catalano, prova ad avanzare lui, ancora Catalano, c'è spazio per il tiro, Catalano col tacco per Joe e Palmieri, è stato fondamentale qui. Grandissima parata di Palmieri su Joe, davvero bravissimo a restare in piedi fino all'ultimo. Ora attenzione al calcio d'angolo, occhio dall'altra parte, Catalano, stavolta c'è il legno per lui, che sfortuna. Sfortunatissimo Catalano, era battuto stavolta Palmieri, ma il palo credo ha detto di no al capitano dei Citizens. Che paura per i Thunder, attenzione qui Oliva, stavolta il dreaming non gli è riuscito e c'è un altro legno collezionato dai Citizens, stavolta è stato Lima, che iella però eh. Due legni in mezzo minuto non li ho mai visti, ma l'incredibile quello che si sta vedendo adesso, i Citizens stanno provando a prendere il sopravvento. Attenzione, calcio d'angolo, c'è l'autorete di Palmieri, forse gol di Catalano, vedremo un po' cosa deciderà il signor Shanna. Sta di fatto che il pareggio è arrivato. Non sappiamo ancora chi verrà segnato il gol o l'autogol, ma sono stati decisivi entrambi. Catalano ha dato una variante ai calci d'angolo battuti dai Citizens cercando la porta, Palmieri se l'è buttata dentro, adesso due pari, anzi tre pari. Majorana in avanti, attenzione, c'è Provenzano che ha provato il colpo dello scorpione qui. La difesa è completamente immobile dei Citizens e qui Provenzano. È il palo colpito a Provenzano, tra l'altro, perché anche Rapisarda non era attentissimo. Bisogna vedere bene poi. Provenzano palla dentro, attenzione, limite l'area, Majorana! Un'altra traversa, stavolta per i Thunder. Mamma mia, abbiamo già visto ben quattro legni. E Majorana secondo me era già pronto per esultare, Manuel. Tiro pazzesco da dentro l'area, colpito in pieno la traversa. Occhio perché la porta. Tiro libero adesso, eh.
E tiro libero, il fallo subito da Majorana. E adesso c'è una ghiotta chance per Oliva per passare nuovamente in vantaggio. Oliva contro Rapisarda. Va Oliva col mancino, Rapisarda è stato fermo, immobile e decisivo ad allontanare in calcio d'angolo. Angolo già battuto, Oliva però perde il pallone qui. Il tunnel del danno di un difensore, bravo qui Rapisarda a limitare i danni. Raccoglie la palla Majorana che la perde, non c'è palla, attenzione. Prateria per in camisa, Prateria per in camisa che appoggia per il suo capitano. E c'è il gol del 4-3 quando manca pochissimo alla fine. Tutti ad abbracciare Capitan Catalano. Che giocatore quest'uomo qui. E qui un po' di ingenuità però per i Thunder, che erano tutti avanti. Nessuno ha dato una mano a Majorana in fase di impostazione. Majorana ha perso palla, 2 contro 0. Non poteva sbagliare Catalano servito da in camisa. 4-3 per i Citizens. E qui bravissimo Oliva a difendere il pallone a dei distretti. Oliva contro Catalano. Non c'è fallo, adesso sì. Adesso sì, e c'è tiro libero. Attenzione Francesco, non c'è un attimo di pausa in questa partita. Le proteste di Catalano, inutile. Ormai il signor Sean ha deciso, è tiro libero. Tra l'altro fallo anche abbastanza netto, perché Catalano ha spinto con le mani Oliva. È vero che c'è una differenza di statura evidente anche di peso, ma il fallo c'è. Adesso forse è Majorana a tirare. E poco fa ha sbagliato Oliva. Ci vuole... Tutto pronto per il tiro libero che va, andrà a tirare Majorana. Majorana contro Rapisarda. Va Majorana e non sbaglia! E si riprendono il vantaggio adesso i Thunder. 4-3. E 4, adesso pareggio, Manuel, 4 pari. Ah, perdon, scusa, ho perso il troppo gol. Doppietta, la doppietta di Majorana, che è stato più bravo di Oliva su questo tiro libero. Mancuso, il contropiede di Sintese, Mancuso, la finta palla per Catalano! Mancano 20 secondi alla fine e Catalano realizza il gol del vantaggio. Poche personale, incredibile, che partita Francesco! Che partita! E ancora una palla gol sprecata dai Thunder, porta al gol dei Citizens, ancora con Catalano colpevolmente solo davanti a Palmeri. E quando mancano ormai pochissimi secondi alla fine, Manuel, la beffa per i Thunder. No, rinvio di Rapisarda. Solamente rimessa, già battuto. Attenzione, e finisce qui. Citizens che ottengono la prima vittoria in campionato. Tanta sfortuna comunque per i Thunder che si disperano. Hanno avuto più volte la chance per chiudere la partita. Vuol dire che la vittoria sarà rimandata nelle prossime giornate. Eh sì, ancora un po' di sfortuna per questi Thunder, anche se in precedenza anche l'altra i Citizens avevano colpito due legni. In ogni caso Catalano si è portato letteralmente sulle spalle la squadra. I gol finali sono stati suoi, quelli pesanti. Complimenti comunque Thunder perché hanno disputato un'ottima partita. L'uomo della giornata è sicuramente Catalano, il capitano dei Citizens, che ha fatto una partita spettacolare. Non ha sbagliato nulla, anzi l'ha deciso lui la partita. E chissà che anche nelle prossime giornate di Serie C possa imprimere il suo marchio. Ok Francesco, grazie per il tuo contributo. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Citizens, arriva finalmente la prima vittoria. Che sudata però, eh? Che sudata, sì. Anche nelle partite dove non c'è bisogno si soffre sempre. È stato un secondo tempo sicuramente spettacolare. Gran bella partita, molto maschia. Tiri liberi, però alla fine Catalano l'ha decisa lui la partita. No, Catalano! Tutta la squadra l'abbiamo decisa, non soltanto io. Dov'è? Non è un ragazzo singolare che fa la squadra, ma è tutto il gruppo che fa la squadra. Parole da gran capitale. Comunque, passi in avanti rispetto alla prima partita. Sì. Questa è già la seconda, giochiamo assieme, si vede che stiamo cominciando a giocare a pallone. Però piano piano arrivano io. Nell'intervallo ce l'avevi con qualcuno, forse. No, con tutti comunque. Ah. Perché loro sembra tutte le partite una passeggiata, magari quelli hanno perso due partite quindi sono più scarsi, invece poi si rivelano una buona squadra. Buona, buona partita anche di Mancuso che ha dato tanto, sì. si è dato tanto da fare lì in avanti. Si deve sudare in queste partite. Se o si suda o si perde. Calcio, può giocare. Comunque Lima migliora in campo. Sì, Lima migliora in campo. Lima, oddio. No, giocato, Lima poco fa stava segnando. Il palo. Abbiamo dato tutti il nostro contributo. Ma chi più, chi meno, però abbiamo dato tutti il nostro contributo. Il sogno Champions è ancora acceso, dai. Per carità, chi ve lo toglie? E chi ve lo toglie? Va bene ragazzi, congratulazioni e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Una sconfitta che brucia, quella che abbiamo visto poco fa dei Thunder, che stavano assaporando, diciamo, i primi punti in questo campionato. Ciao Vittorio.
Una sconfitta che brucia, hai detto bene. Abbiamo perso purtroppo all'ultimo minuto. Ma diciamo che da quando è iniziata questa Serie C avete subito sconfitta che veramente c'è da mangiarsi le mani. Che vinciamo tutte e due 2-0. La prima giornata, mi ricordo. Tra due, poi si pareggiava e poi perdiamo di nuovo. Insomma, questa sfortuna ce l'abbiamo levare di dosso. E infatti, dobbiamo fare qualcosa. In Tescull aiutateci voi perché non lo so cosa fare. Cioè, comunque alla fine abbiamo giocato bene. Avete giocato bene, sì, appunto, sì. Questo Oliva e Majorana soprattutto non sono stati fanno, sfortunati fanno. Anche abbiamo visto un gol, ci siamo mangiato poi due gol, ci hanno preso con l'Oms, insomma. Sì, Di Carlo già se n'è andato, quindi Di Carlo ha fatto un bel gol. Insomma, cosa c'è di buono? Solo la prestazione, diciamo. Cosa c'è da prendere oggi? Di oggi abbiamo giocato benissimo, poi comunque in difesa insomma ce la caviamo sicuramente meglio dell'anno scorso e i risultati si vedono, anche se abbiamo perso comunque, questa è la terza partita che perdiamo, però comunque abbiamo giocato molto meglio, da mettere in conto che le squadre che giocano quest'anno sono molto più forti di quelle che sì, c'è molta più tecnica, sì, infatti. Beh, manca poco comunque la prima vittoria, dai. Infatti. Ora non so con chi avete la prossima. Già... non lo so nemmeno io, quindi non te lo so dire. Vabbè, dico, saranno avvisati i vostri avversari. Ci vediamo alla prossima. Ok, grazie, ciao. Sì, ciao.